Andrea Cruciani, CEO di Agricolus. Di che cosa si occupa Agricolus? Agricolus è un'azienda startup innovativa che però nasce da una ricerca lunga oltre 7 anni che coniuga software, agronomi, esperti di dati spaziali per fornire tecnologia a alto valore aggiunto all'agricoltura. Con Agricolus noi forniamo una piattaforma cloud che già è tradotta in 5 lingue, è stata adottata in più di 29 paesi, in 5 continenti e ha oltre 26 partner in tutto il mondo e adesso sta formando anche gli agronomi a queste nuove tecnologie. Ad oggi abbiamo già formato più di 200 agronomi in giro per tutta Italia. Dove ha sede Agricolus? La sede legale principale è a Perugia, nasciamo in Umbria, tra l'Umbria e la Toscana, c'è anche dentro Agricolus uno spin-off del Sant'Anna di Pisa, ma poi abbiamo anche 2 sedi in Toscana e adesso 1 sede in Albania. Perché la decisione di venire al Vinitaly di Verona? Perché uno dei nostri cavalli di battaglia sono anche dei modelli specifici per il vino. Abbiamo già clienti che vanno da grandissime cantine italiane fino anche a molto piccole cantine che però stanno spingendo sull'innovazione e qui stiamo incontrando tanta gente che già ci conosceva, che ci viene a cercare perché ha visto che eravamo nel catalogo e noi stessi stiamo andando a conoscere tante nuove cantine. Un esempio di che cosa si occupa proprio nello specifico Agricolus? Un esempio è che giornalmente noi andiamo come agricoltori sul campo a fare una serie di attività, sapere dove andare perché il satellite te lo indica passando ogni tre o cinque giorni dicendoti dove ci sono dei problemi, quindi andare mirati e risparmiare tempo, piuttosto avere modelli che mi dicono quando sta per insorgere una malattia e quindi non trattare quando non serve ma trattare quando è il momento giusto, piuttosto che coordinare le attività, poter raccogliere dati sul campo e condividerli con l'azienda, piuttosto che integrare i trattori e tutte le operazioni colturali, diventa un qualcosa che crea un patrimonio informativo e anche storico che rivoluzionerà il modo di fare agricoltura.